sì, Messia TSO 10:38 minuti primi. Cosa che io mandavo TSO, questa canzone la mandavo a YouTube quando facevano qualche cosa di folle, la mandavo via WhatsApp e, come dire, vai a farti fare un TSO. Ci dicesti tempo fa della creazione, dell'arrivo di nuovi brani, di un come dire, di un percorso musicale che si stava anche dando delle belle soddisfazioni come sì. TSO. Sì, assolutamente, sono eccitato all'idea di mostrare il lavoro, no, che ho fatto in tutti questi mesi, anni se vogliamo, dalla pandemia in poi, perché è chiaro che non essendoci stati live ci si è concentrati tanto sulla produzione di nuovi brani, nuova musica, quindi quando escono fuori adesso finalmente vedi il risultato, vedi anche l'accoglienza, il calore delle persone, è sempre qualcosa di molto molto gratificante, anche perché poi lo facciamo per un pubblico, no? È chiaro, certo. Lo facciamo sia per noi, per esprimerci come artisti, ma anche per comunicare qualcosa, e quando questa cosa viene recepita è sempre... È un doppio piacere. Bello. Tu in realtà ricordo bene di quell'intervista che ecco, normalmente c'è una sorta, non dico il termine brutto, ipocrisia, ma ci si nascose un pochino per il fatto che uno dice ok, il periodo della pandemia è stato sicuramente per tutti gli artisti, in particolar modo anche dal punto di vista economico, una grande sofferenza, però non tutti, come tu hai detto chiaramente, hanno detto il fatto che comunque ha permesso la possibilità di concentrarsi per costruire qualcosa di nuovo, di costruire un repertorio che poi... Sì, quando sfrutti queste tragedie, perché è chiaro che sono delle tragedie, soprattutto per le persone che hanno toccato veramente la tragedia, io non sono una di quelle fortunatamente, però quando prendi questi problemi e cerchi di farne qualcosa a tuo vantaggio, di trasformarli in qualcosa di costruttivo, è l'unica cosa da fare, quindi stare a casa, stare con se stessi, che è molto difficile, molto difficile stare con se stessi, però ti obbliga a pensare, a riflettere, a studiare, se no poi cosa dici, no? Almeno io funziono così, devo prima studiare per poi dire qualcosa, devo riflettere per poi esprimere qualcosa, perché se no è come vomitare delle cose senza senso, giusto per fare. Ma quando sei in cattiva compagnia, ovvero in compagnia di te stesso, riesci a costruirti una retorica e una dialettica con te stesso, che alla fine non è facile. La voce di Messia è questa, è bellissima. Complimenti, anche questo brano molto molto bello. Canzone molto divertente, ma canzone molto profonda, appunto ci dà questa, quello che giustamente, certo, far l'amore con Christopher, cioè non come concetto astratto, ma come corpo. Certo. Sì, è chiaro che poi essendo il corpo l'argomento principale di questa canzone, ho usato una metafora, no? Questa storia un po' tossica dove c'è Christopher che mi usa, che mi maltratta, mi degrada, e io non lo lascio fare perché mi è stato promesso qualcosa in cambio, una luce in fondo al tunnel, poi io mi rendo conto, no, in questo momento di emancipazione, dico io, ma perché ho bisogno di sto Christopher per trovarmi un paradiso? Me lo trovo da solo, Christopher, ciao, amen. Ecco, spieghiamo, chi è Christopher? Come è nato anche questo brano? Guarda, io mi sono tanto interrogato su un tema che è una grande questione, secondo me, di oggi, che è il corpo. È una grande questione che influenza molte delle decisioni della nostra quotidianità. Questo posso dire che siamo una società corpocentrica, no? Il corpo al centro di tutte le questioni, dalle più semplici come mostrare il nostro corpo agli altri, se vestirlo, come vestirlo, come apparire, come modificarlo, questioni molto più complesse come nella sfera privata, no? Con chi condividere il proprio corpo, se condividerlo, se diventare genitori, se morire, come morire, no? Senza dimenticare che gran parte di noi è stata educata a una educazione, a una religione, quella cattolica, certo,
che per me ha dei serissimi problemi di tipo ossessivo col corpo e con tutte le persone comunque, che decidono di gestire il proprio corpo in maniera autonoma. Ma comunque viene espressa come tale, poi bisogna vedere nella radice se è proprio così, ma esatto. Certamente hai. Vabbè, io sono cresciuto con tutte queste cose, certo. Qui, insomma, comunque ho passato parte della mia adolescenza, ma anche dopo l'adolescenza, cercare di capire sto corpo e perché non funzionava e perché vai, come se mi avessero disegnato una traiettoria, una linea, un binario, questo è il tuo e corpo, è un treno, non fare cose che vanno al di là perché il rischio è il deragliamento, deragliamento, i famosi tabù, che poi, esatto, che poi c'è stato e quindi mi sono ritrovato a odiare il mio corpo, come dico nella canzone, di così e mi detesto. Odiarsi è una cosa veramente, è un, a parte che quello è un vero peccato, no? Odiare il proprio corpo, reprimerlo, l'ho giudicato, l'ho mortificato. Perché? Perché non rispondeva a delle dinamiche normative, no? Come? Dinamiche imposte. Dinamiche imposte. E finché poi comunque ho avuto la fortuna di viaggiare, anche grazie ai miei genitori, mi hanno fatto studiare fuori, i miei genitori, persone, sì, nate tra gli anni 50 e 60, ma comunque rispetto alla media delle persone molto intelligenti, sensibili, attente. Però io ho ricevuto una formazione standard. Poi quando ho viaggiato, no, ho capito che c'erano altre situazioni che mi hanno raccontato che non si può essere una cosa sola, si può essere 100 miliardi di cose in questo mondo. E ho visto il mio corpo per la prima volta come un alleato, un amico, qualcosa, uno spazio sacro e inviolabile che nessuno poteva toccare. Ed è per questo che la copertina del singolo di Christopher volevo celebrare il corpo, no? Ci sono io, c'è il mio corpo, sì, vabbè, nudo, ma non è quella la... Non voglio esprimere la nudità, sì. Voglio esprimere un corpo... L'essenza del corpo, che esulta, che gioisce. L'anima del corpo, perché poi alla fine corpo. Il corpo è il corpo, ma è l'anima, quello che noi siamo dentro, sì. Il nostro spirito, è il nostro animo. L'involucro, però che protegge qualcosa di... La nostra bella anima. Sì, e quindi avere un corpo in mezzo al cielo, che cerca questo gancio che non esiste, che non c'è, però quantomeno un corpo che salta, che esulta. Che respira, che ha sangue dentro che scorre, non c'è cosa più bella di avere un corpo e di mostrarlo, di non vergognarsi di questa cosa stupenda che mi commuove a volte. Quindi... Sei molto profondo, Andrea, veramente. Questo è un bel messaggio che vale in ogni condizione, in ogni situazione, perché l'identità, la costruzione dell'identità autonoma, forse è un qualcosa che dovrebbe essere insegnato, ma nessuno ce lo insegna. Cioè io anche a scuola, no, credo che ci sia veramente una falla, una mancanza nei bambini soprattutto, perché è da lì che parte tutto, no? Crescere degli esseri umani sani, consapevoli, senza paura, perché poi le paure sono dei genitori, non sono mica dei bambini, sono quelle loro arrivano che trasferiamo e poi seguono loro, quello che facciamo, certo, noi, perché vero? Loro non hanno paura, non sanno, quindi tutto quell'imprinting che gli diamo è la nostra vita che inculchiamo, esatto, poi a loro le nostre gioie, le nostre, sì, paure. Quindi anche se, come tu insegni, la paura è il primo sistema per controllare qualcuno. Assolutamente sì, è uno strumento, il corpo è uno strumento, la paura è un dato, pure quello è un dato politico, la paura lo vediamo, senza fare nessuna polemica, ma lo vediamo, certo. Non solo in Italia, che si basano sulla quello. paura, che inculcano la paura, è quello il pericolo, perché tiene a bada. Devo fare una domanda ad Andrea, un po' forse banale. Ecco, il titolo proprio del brano, il corpo, Christopher. Questo nome, come è venuto fuori? Cioè, tu mentre scrivevi il pezzo, cioè... Christopher, diamo su, cosa c'è da dire? Fa l'amore con Christopher. Christopher, è un nome, solo come nome. Si chiama lui? Messia. Ok, appunto, ma volevo arrivarci, capito? Però ho detto io, forse è banale, però io voglio farlo, no, sentire da te. Che, vabbè, questi non sono nomi ipocrita, un po', ecco. È pensato, è una canzone maliziosa, è un testo scritto con malizia, non è che sto qui, è venuto per caso. Ma noi facciamo finta, noi facciamo finta. Mannaggia, cavolo, mi hai fatto pensare tu adesso. Guarda, non avevo pensato. Però una versione alternativa. Io infatti avevo pensato che avevo a fare amore con Vittorio, però non mi rendeva. Perché Andrea mi piace, perché lui praticamente, vedi, sembra tutto calmo, poi la malizia però sotto sotto la esce fuori, vedi? Vabbè, dopo anni di TSO, come vuoi che
io non abbia sentimenti di rivalsa nei confronti del mondo, di tu. Già con TSO, in effetti, già avevi. Non è mandato a dire, come si suol dire, no? No, ma questa è una regola. Io non ho regole in generale nella vita come persona. Nella musica, la mia unica regola che mi sono imposto è di dire qualcosa che direi veramente. Quello che mi soddisfa della mia creazione è che leggo e che ascolto quello che faccio, al di là che mi piaccia o no, a tante cose a volte non mi piacciono, però mi riconosco e dico bene o male questo è, l'unica regola è essere veramente, leggere e scrivere per quello che veramente sei, certo. Quello che è bello comunque esprimere quello che sono anche nelle cose più, nelle ombre, ecco quello mi piace di più. Come vedi, il bello proprio di Andrea, ecco, ti chiamo per nome, certo. Andrea, il bello di Andrea è proprio questo, lui nella sua calma, molto tranquillo. Ma che io non sono... Poi, guarda, cioè, lo vedi, però poi quando deve fare quello che deve fare lo fa proprio... No, sì, cioè, sì arrivi sì, diretto. Sì. Mi disegnano questo... così, come dice. No, è che sì, no, perché... se tu parli con le persone che è un po' più intime, che mi conoscono meglio, io non sono né calmo, né equilibrato, sono un fuoco, cioè, però... È chiaro che poi a seconda delle situazioni cerco di trovare la mia... di essere io invece comodo. Sei arrivato... molto comodo adesso, ecco. Stare con voi. Magari anche lo sgabellino. No, è quello che diceva prima Andrea, è reale, è così, lui in questo momento si sta bene, quindi dimostra quello che si sente in questo momento. Poi magari fra 10 minuti inizio, non lo so. Aiuto. Ovviamente hai avuto anche comunque come tutti i nostri amici artisti la possibilità di esprimerti quest'estate, hai avuto qualche momento particolare che vuoi ricordarci a livello di concerti? No, di concerti no, sono onesto, ho lavorato tanto in studio, sì. Con i live no, ho camminato tanto, sempre a proposito di corpo, mi sono preso tanto cura del mio corpo, ho fatto delle camminate assurde in Toscana, da Siena a Lucca, da Prato, perché poi quando voglio camminare vado sempre in Toscana, non so perché è bello, ci sono tanti altri posti. La prima cosa che mi è venuta in mente quando hai detto tu un momento speciale della tua estate è stata questa giornata in solitaria dove ho fatto 30 km da Pistoia a Prato, e oltrepassando tutti i monti, no, comunque una giornata, a parte i 40 gradi che c'erano quest'estate, è stato drammatico a livello di temperatura, io... sono un po' incosciente in queste cose, però sono arrivata a questa immagine, ero in cima a una collina e dopo 5 ore di camminata ne avevo ancora 3-4 da fare, però in cima in questa collina dove vedevo un paradiso, uno spettacolo che avevo conquistato io, ecco, questo può essere anche un paradiso per me, no? Qualcosa che col mio corpo riesco a raggiungere. Mi è venuto in mente questo. Bello, bello, bella immagine, che poi ovviamente questi momenti, queste emozioni, queste cose ti portano anche ad arricchire il tuo repertorio artistico quando poi vai in studio, quando ti trovi. È tutto materiale da sfruttare. Lui cammina, osserva, prende, raccoglie e poi... No. E poi quando mi ha raccontato questa cosa, poi io immediatamente... Cosa hai pensato? Sentiamo. Ho pensato a Verdone e il passaggio nelle campagne toscane, quando lui cammina nelle campagne toscane, trova il Messia che gli dice, e lui si mette in ginocchio, cosa vuoi che faccia? E lui gli dice love, love, love. Beh, può essere calzante. Ma ti è capitato qualcuno che mentre tu camminavi così si è fermato? Invece a me è venuto in mente Forrest Gump. Sì, ma poi l'idea è quella, certo, più o meno siamo lì. Beh, una bella associazione anche quella. Mentre proprio raccontavi questo, non so perché mi è venuto in mente proprio la scena. Però non correvi, camminavo, ma sai, si tratta anche Forrest Gump, pure lì si ruota tutto attorno al corpo, certo. Quello che puoi o non puoi fare col corpo, le limitazioni. Ed è molto, che molto pensano... nel senso, ti insegna molto. Sì, il pregiudizio che si ha sui corpi, su quello che possono o non possono fare, Forrest Gump. Cavolo, allora scriverò una canzone che si chiama Forrest Gump. E te la canto io, ok. Ma perché è una voce bellissima, penso che gli ascoltatori la conoscano, sì. No? Sì, però sai, potrebbe nascere anche qualcosa, perché no? Mai chi lo sa, mai dire limiti, mai. Solo che vedi che io non cammino molto, eh.
Dobbiamo fare un colpetto di telefono a Christopher, vediamo che ne pensa. Vediamo, chiediamo il permesso. Ovviamente okay. Questa, il brano che abbiamo ascoltato e che riascolteremo sicuramente tante altre volte, sì, è come abbiamo capito un primo passo autunnale di un percorso che continuerà a seguirci. Avremo qualcosa... Avremo un album? Sì, sarebbe bello avere un album, sai, adesso è cambiato tutta la dinamica, adesso escono singoli su singoli, stiamo prevedendo di far uscire un singolo ogni tot, ogni mese e mezzo, sono già pronti altri due brani, io verrò qua a presentarti. Certo, noi siamo qui, ti aspettiamo. Un blitz, verrò un giorno così. Ti aspettiamo veramente con le braccia anche aperte. Anche senza bussare, come si suol Puoi dire. Entrare come in Rambo. Casa tua. Sì, ci sono molti brani in arrivo, non è un album che uscirà interamente tutto in una volta, però uscirà a puntate, come Perfetto. Si fa oggi le serie, una serie, non è una serie TV, è una serie musicale. Andrea, ricordiamo ai nostri radiovideoascoltatori dove ti possono trovare per seguirti. Sulle piattaforme principali, sui social, Instagram, Facebook. Messia con la Y, mi raccomando, prima, sì. L'ho già detto anche l'altra volta, perché sì. Poi a scrivere Messia trovi o Gesù Cristo o cos'era, una pornostar thailandese. Lo so, io ho scritto con la I lunga e quindi non ho trovato niente, sono andata sicura. Andare sul sicuro Messia Music. Ok, grazie Messia, grazie alla prossima, a questo punto, qualsiasi, ovunque.